detto bene, non sono preoccupato perché proprio per quello che dicevi, perché la prestazione c'è stata e al di là del risultato finale, molte volte noi ci facciamo prendere da quello del risultato, ma noi non possiamo ragionare come un tifoso, noi dobbiamo ragionare da tecnici e facendo vedere, rivedere la partita di domenica scorsa ai ragazzi abbiamo constatato che almeno abbiamo creato, anche se magari qualcuno non ricorda, abbiamo creato almeno 5 palle gol dove non siamo stati bravi a realizzare, ma questo non lo dico io ma lo dicono i fatti perché il video ci ha sostenuto, quindi questo l'ho voluto far vedere e rimarcare ai ragazzi perché magari potevano pensare a una partita diversa. Io credo che i GPS ci hanno detto che i ragazzi hanno corso tantissimo, forse in certi periodi male, però abbiamo corso tantissimo, quindi sotto questo aspetto stiamo bene. Abbiamo creato, anche perché rispetto al campionato dove le squadre sono tutte equilibrate, non è possibile pensare che fare un boccone facile dell'avversario e quindi magari creare 20 palle gol. Le nostre occasioni le abbiamo create, l'episodio non ci è andato a favore, cosa contraria e a favore del Matino, hanno vinto loro, bravi loro, però credo che noi dobbiamo crescere ancora e soprattutto migliorare la prestazione di domenica. E l'aspetto mentale è fondamentale perché non ci dobbiamo scoraggiare in un risultato o due risultati negativi, ma il campionato è lungo e dobbiamo pensare solo a migliorare. Certamente, a parte io da quando sono nato come allenatore, parlo di 20 anni fa, ho sempre sostenuto questo, quindi perché credo che le partite si possono cambiare anche sfruttando gli stessi elementi senza fare dei cambi, ma magari con posizioni diverse, e la squadra deve essere brava a sapere affrontare l'avversario in tutti i modi, quindi avere un sistema di gioco principale è giusto, è anche per dare una sicurezza, ma è anche vero che secondo me bisogna alternare per affrontare l'avversario e cambiare un po' le cose durante la partita, sia a favore che contro. Sì, è vero questo, è vero che comunque noi non diamo niente per scontato oppure, tra virgolette, maltrattiamo con il pensiero l'avversario. Noi massimo rispetto sempre, soprattutto il Bironde, che è una squadra costruita per vincere con degli elementi importanti. Però io dico che queste partite possono diventare belle perché magari il Bidondo non specula, pensa a giocare, e quindi quando la squadra pensa a giocare, se non siamo bravi, dobbiamo fare altrettanto. Quindi pensare di andare a difendere oppure pensare solo a speculare è la volta buona che perdiamo, perché l'avversario è talmente forte e bravo che alla fine è prima o poi di valore. Quindi noi dobbiamo giocarci la partita a viso aperto, trovando le nostre strategie e cercare di opporci all'avversario in modo che noi possiamo sfruttare le nostre occasioni e soprattutto il nostro potenziale. Quindi credo che sarà una buona partita e speriamo di fare il risultato.